a meno che non faccia sfracelli, ma quantomeno per limitare i danni e soprattutto per e finire a casa, insomma, qualche punto. Sì, certamente, limitare i danni. Destro di Giacomo, questo era buono, molto buono, però poi si è fermato, è tornato indietro, ha appoggiato le corde. È che le idee Lorenzo le ha, indubbiamente, perché lo dimostra quando va al segno, lo fa in maniera molto lucida, molto pulita. Come in questo caso. Braccia partono, poi si riferma, attende la reazione di Loren Gamok, che non si fa pregare. Chissà, riuscire, se potesse cambiare guardia, però ancora peggio, perché si girerebbe. Si scorrebbe con la... attenzione! Attenzione! Hola. No, no, non è. No, assolutamente. È solo troppo fortuito. Sì, si è autosgambettato Mock per arretrare sul colpo di Di Giacomo. Ha qualcosa da dire sorridendo Di Giacomo l'avversario. Sì, come per dire, hai visto che se ti prendo. Ti metto in difficoltà. Ma io credo che lui si sia autosgambettato, sì, Mock, sì. Arretrando. Era dovuto l'arretramento chiaramente a un colpo di Giacomo. Il tifo deve tentare tutto per tutto. Della città punto... di Penn è notevole. Destro per uno. La grinta non manca, Lorenzo. No, assolutamente no. Mock tra l'altro dimostra grande sportività, non ha assolutamente abboccato alla provocazione di Lorenzo. Vediamo. Il colpo c'era. Il colpo c'era assolutamente. Ecco, possiamo rivedere ancora Crisafi in questa fase? Perché è stata esaustiva, perché... Eccolo qui. Il colpo è arrivato. Sull'orecchio, probabilmente ha stordito leggermente. È arretrato subito Mock, molto lucido, perché è andato indietro sorridendo. Sì. Forse Marco. È lì che sei innervosito. Allora ce la fai, non lo sento. Se l'è fatto. Fuori i secondi. Dai che ce la fai. Silenzioso l'angolo di Giacomo. Stranamente silenzioso. Stranamente, sì. Fino adesso i consigli sono stati sempre tutti quanti utili e tra l'altro giusti, quindi... E andiamo, siamo alla decima ripresa. Vediamo Di Giacomo. Abbastanza... Stavo per dire abbastanza mobile, perché stava andando un pochino intorno con una certa agilità sulle gambe, ma è stato un attimo. È stato un attimo, ha ripreso immediatamente il centro del ring, Mock. Sì. Ma soprattutto Lorenzo si appoggia costantemente alle corde, quasi a trovare un punto di riferimento, che per molti pugili lo è, non per lui, non solitamente peraltro. No, al contrario, lui di solito va a prendere il centro del quadrato, sì, e a fare un'azione tambureggiante. E in questo caso ha subito quella che per lui è stata una tattica vincente in passato. Tanti colpi che riesce a portare il pugile congolese. Troppi. Rimane appoggiato alle corde Di Giacomo, aspettando gli assalti dell'avversario. Quasi a voler prendere lo slancio, diciamo. Ancora gli assalti di Mock, che non ha interrotto per un momento solo i suoi assalti dalla prima ripresa. C'è stato solamente il primo minuto e mezzo, se vogliamo, favorevole a Di Giacomo. Sì, poi chiaramente ha risposto all'iniziale assalto di Mock. Certo. Adesso tenta un'azione un po' confusa, un po' imprecisa, ma nulla di fatto. Il cuore di Giacomo
vuole assolutamente portare avanti questo incontro, la sua determinazione, il suo coraggio. Certamente l'avversario di fronte è duro, e sono, io continuo a dire che non mi ha convinto la serata di Giacomo, al di là del valore di Mock. È stato l'approccio iniziale probabilmente sbagliato, arrendevole sin dal primo destro momento. Destro di Mock terribile proprio sulla parte sinistra del volto di Giacomo. Ci si avvia al termine di questo decimo round. Mock è campione che ha meritato e probabilmente merita ancora. Sta meritando assolutamente. Grandi palcoscenici. E termina una decima ripresa ancora in favore del campione. Tra l'altro mi ricordava Alessandro Ferrarini, noto matchmaker, che l'Olenga Mock sostiene che quella pelle di leopardo che lui porta, no, con il codino dietro e la parte anteriore davanti, sia stato il leopardo ucciso da lui a mani nude. È possibile. Questo sostiene lui. Vorrebbe significare molto. Sì, lui essendo Mock lo ha raccontato ad Alessandro Ferrarini. Ecco, c'è un piccolo segno anche per Mock, sì, che non è invincibile. Ecco. No, è da qualche ripresa che ce l'ha. Fuori i secondi. Stai rimontando alla grande. Sì. Questo è un gancio destro abbastanza potente, sempre sull'occhio poi sinistro. Il destro finale, sì, è sì. Stato. Comunque è una ripresa. Certamente dove Mock ha continuato ad attaccare, ma è una ripresa nella quale qualche cosina di Giacomo ha fatto vedere, sì. È la undicesima ripresa. Io ho visto per un attimo le braccia di Giacomo più veloci di quanto abbia mai fatto vedere nel corso dell'incontro. Sì, sì. Ho visto due gel consecutivi velocissimi. Tenta il sinistro di Giacomo. Riesce a sottrarsi con buona agilità. Sempre però chiuso all'angolo e chiuso le corde. Viene guidato tra l'altro all'angolo Mock dai suoi secondi. Ho capito che il jab e l'hop è il destro, gli danno sì, il tempo proprio del destro. Hop, jab, e mette hop. Il destro. Esatto, lui mette il destro. Poi qui l'hop che sentite corrisponde sempre a un destro che Mock riesce a portare. Che arriva anche. Sì. Bravo Lorenzo questa volta a anticipare il destro. Guarda con quanta attenzione ha cercato l'occhio di Lorenzo Di Giacomo le longa moche. Vedi con quanto assolutamente non ha forza. Messo tre destri consecutivi senza forzarli. Esatto, però con solo scopo di colpire l'occhio mirandoli proprio l'occhio sa che non lo vede arrivare per tempo. Serie di Mock. Colpo di sulla nuca, ho visto nuca sì. Momento, sì. Se ne è accorto Zannoni, ma non ha inteso intervenire. Corto montante. Tanto segno. Ancora. È una serie infinita di Lolenga Mock. Grande sofferenza per Lorenzo Di Giacomo, che con coraggio e abnegazione resiste, ma quel calo che io avevo sperato, più che ipotizzato, di Mock non arriva. Anzi, sembra crescere addirittura. Sì, adesso sì, nell'ultimo minuto e mezzo. Non seguentemente a un calo chiaramente di Lorenzo. Accusato, sta accusando Di Giacomo. Sta accusando.
Bravo Zannoni, se ne è accorto, eh? Ha dato un po' di respiro. Sì, se ne è accorto Zannoni. Bravissimo. L'intelligenza dell'arbitro viene fuori anche in queste circostanze. Permette al nostro pugile di arrivare all'ultima ripresa. Forse la più brutta ripresa questa. Probabilmente sì, la più dura. Sentiamo l'angolo, Crisafi. Se riescono a dare non tanto un giudizio quanto un commento. Ce la facciamo, sì. È l'ultima. Ci abbiamo fatto la seconda, ne facciamo la dodicesima. L'ultima round, eh? Sì, sì, lo sappiamo. Sembra con lo sguardo cercare conforto nelle parole di Giacomo Lorenzo, di Giacomo, di Clemente. L'ho guardato come per dire, ma dimmi qualcosa di positivo, dimmi che sto vincendo quasi. Purtroppo non è arrivato. No, perché anche di Clemente forse scoraggiato. Ha detto ce la fai, la dodicesima, e lui ha fatto, beh, ce l'ha fatta nella seconda, figurati. Ha risposto anche in maniera spiritosa. E siamo alla fine. Io auguro a Di Giacomo di terminare bene. Spero che l'Olenga Mock rallenti un tantino questa sua incredibile serie di colpi. Una serie cominciata praticamente con il primo gong, che non accenna a terminare. Con la testa di Leopardo che gli pende davanti. Sinistro di Lorenzo che poi cerca di legare. Ora dovrebbe cercare, non so neanch'io che cosa fare, di Giacomo per terminare questo incontro con meno danni possibili. Ormai la speranza è chiudere qui il match, portarlo a casa, certo, perdi i punti, perdere i punti contro un campione che ha dimostrato tutto il suo valore anche questa sera e poi in casa dell'avversario, sì. Non si è lasciato intimidire assolutamente dall'ambiente. Ha tentato una serie di Giacomo, comunque non ha trovato di fronte il miglior di Giacomo. Io non so che cosa sia accaduto, però non può essere soltanto perché l'Olenga Mock ha cominciato fin dalla prima ripresa ad attaccare, non può essere soltanto questo il motivo. No, probabilmente c'è un approccio psicologico iniziale sicuramente remissivo da parte sua. Ma qualche cosa ci deve essere adesso. Perché fisicamente sembra integro, sì. La preparazione atletica sembra anche buona perché è comunque arrivata alla 12ª ripresa subendo per tutte e 12 le riprese, è assolutamente integro. Direi che sulle gambe si muove più adesso che prima, però ha sentito ancora un colpo. Ancora la reazione di Giacomo, una reazione fatta d'orgoglio, ma non di altro. Probabilmente ha sentito troppo il match. Ma insomma, un uomo che ha combattuto per titolo, con un titolo in palio da tantissimi anni, dal 2001, da quando conquistò la prima volta il titolo italiano. Super welter contro John Marini, per cui è abituato a combattere con un titolo, ma pugile abituatissimo. Però forse come è stato presentato anche il match, come ultima spiaggia di una carriera lunga, probabilmente questo io continuo un a dire, po' disturbato. Continuo a dire che partendo da lontano, nel senso che prendendoci 5 mesi di tempo, io ipotizzo, potrebbe anche tentare di rientrare nei medi. Certo, ci vuole una preparazione accurata, fisica, atletica, certamente, accurata. Io sono 4 kg da togliere. Però così a dare uno sguardo al fisico di Lorenzo. No, ci sono assolutamente. Ci sono. E finisce il combattimento e l'abbraccio tra i due e questi sono quei lati sconosciuti al pugilato, se sono andati di santa ragione. E poi si sono abbracciati. Bravo te, eccoli qua. Gli applausi convinti. Anche il pubblico dimostra grande sportività. Complimenti, certo, al pubblico abruzzese. Questo va detto, un applauso, come vedete, se sincero. Se lo è meritato l'Olenga Mock, anche perché vogliamo parlare dell'estrema correttezza.
incontro assolutamente straordinario, sì. Straordinario. Crisafi non ha avuto praticamente certo, da fare. Crisafi, possiamo dare uno sguardo al gonnellino, al davanti dove c'è la testa del leopardo e al di dietro dove c'è la coda. Come mi ricordava Ferrarini, lui sostiene di aver ammazzato Mannute. Signor Giuseppe Di Gaetano, a mani nude il leopardo, regno di Bizio. È imbarazzante. Sì. Federale antidoping, eccolo qui, Marco Iezzi. L'Olenga Mok, 38 anni, e ha conservato il titolo della Comunità Europea. Fra qualche istante, comunicazione del verdetto ufficiale. Il verdetto ufficiale, beh, è una formalità a questo punto. Ricordo che l'Olenga Mok nel 2004 ha incrociato Giovanni Alvarez, di origini italiane, pugile figlio di un signore italiano e di una signora danese, vinse per KO la terza ripresa e sembrava in ascesa netta, poi è incappato proprio con Frankie Mezzache e ha vinto, e Lucien Boot canadese, e lì cominciò una serie di sconfitte che sicuramente lo hanno fermato in un'ascesa che poteva essere un tantino più brillante e più verticale. Titolo conquistato contro Giovanni De Carolis il 30 gennaio proprio di quest'anno, e difeso brillantissimamente contro l'Olenga Mok, contro Lorenzo Di Giacomo da parte di Olenga Mok. Mi confondo anch'io. Attendiamo, no, stavo guardando con poca trepidazione. Mi sono confuso perché stavo guardando anche i record, stavo riguardando i record degli avversari di Olenga Mok, tutti i record importanti. Assolutamente tutti quanti avversari di caratura internazionale. Intanto Massimo Barovecchio inquadrato, sale sul, dovrebbe salire sul quadrato il dottor Del Greco, perché mi pare attendessero lui in quanto consigliere EBU. Ricordo la segretaria generale, la signora Jacoponi. Sentiamo la lettura dei cartellini, ma è una formalità assoluta. Nettissimo il vantaggio. Credo per ci sia almeno l'Olenga 7, 8 Mok, punti di 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punti. 7 punti. 8, 8 punti. I punteggi. Sentiamo. Giudice Barrovecchio, Mok 118, 118. Di Giacomo 110. 10, sì, sono gli 8 punti rispetto alla nostra presenza di cui parlavo, sì. Tupen. Mok 117, 117. Di Giacomo 113. 5 punti non sono. Giudice Poppi, Mok 117, 117. Di Giacomo 111. 111 sono 6 punti. Si riconferma campione. Nettissima la vittoria di l'Olenga Mok. Onore assolutamente al campione. Devo dire che i 5 punti, i 4 punti di Tupen sì, mi sembrano un tantino generosi per Di Giacomo. Forse non